Eccoci con l'uomo partita, anche secondo la UEFA era doveroso anche salutare i tifosi che ci hanno creduto come ci avete creduto voi. Sì, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio della partita, sapevamo che oggi era importante fare il risultato, ce l'abbiamo messa tutta e ne valsa la pena perché i sacrifici vengono ripagati. Il tuo gol ha cambiato decisamente questa sfida, che era una sfida complicata prima appunto della tua prodezza. Ecco, adesso dovrete giocarvela tutta nell'ultima giornata, sperando anche in un aiuto. Ci credete? Ci continuate a credere? Sì, ci crediamo, perché si è visto già da questa sera che volevamo i 3 punti a tutti i costi. Sappiamo che non dipende solo da noi il prossimo match, però l'importante è che noi andiamo fuori casa in trasferta a fare il risultato. E poi sperando che il City batta lo Shakhtar, sappiamo che è difficile, però l'importante è che facciamo il nostro e facciamo il risultato. Siamo stati tutto il giorno in apprensione perché stamattina forse ti faceva male il ginocchio o non lo so che cosa ti stava succedendo, poi alla fine sei riuscito a giocare questa partita, forse hai voluto giocarla per essere decisivo. No, c'era un po' di fastidio, ma niente di che, mi sono allenato con la squadra regolarmente. Non lo so chi l'ha detto che ero in dubbio, perché non sono mai stato in dubbio, però l'importante è che abbiamo fatto bene tutta la squadra e abbiamo vinto la partita. Quanto ti ha fatto piacere il paragone che ha fatto Sarri con gli altri grandi campioni delle squadre europee, Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, insomma ha detto che tu sei un giocatore, come ci sono giocatori in queste squadre che non possono stare fuori, tu sei un giocatore che per il Napoli non può mai stare fuori. Io ringrazio il mister come ha sempre fatto, perché dal primo giorno che è arrivato mi ha dato sempre fiducia. Io ho sempre cercato di ricambiare questa fiducia facendo prestazioni, gol e assist per i miei compagni. Se ha detto queste parole non l'ho ascoltato, ma se ha detto queste parole lo ringrazio e non smetterò mai di mettermi a sua disposizione tutte le partite in qualsiasi momento.